Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video True Crime. Vabbè dai, intro scema. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, premetto già da subito che questo non è in alcun modo un video dissing, ma è un video in cui voglio far notare dei comportamenti, perché ci sono state delle cose che mi hanno dato un filino fastidio e volevo mettere la mia voce, perché sinceramente quando ci sono delle ingiustizie o dei comportamenti che secondo me sono discutibili, mi piace discuterne con voi, perché spero che le persone si rendano conto delle azioni che fanno e magari riusciranno a migliorare il loro atteggiamento. Che cosa è successo? Allora, siccome è uscita la nuova canzone dei BTS, che penso molti di voi avranno già ascoltato, tra i consigliati mi è arrivato anche un video di uno youtuber italiano che ha reagito a questa band. Ha fatto questo video che era pieno di orientalismi, che era pieno di informazioni sbagliate, e secondo me il messaggio che passava alle persone che vedevano quel video poteva essere veramente fraintendibile. Allora, premetto che io non ho assolutamente nulla contro questa persona, anche perché io ho soltanto visto 6 video. Uno è questo qua dei BTS, uno, il video in cui si scusa, anzi giustifica, e poi ho visto un altro paio di video per farmi un po' l'idea di chi fosse questa persona. Personalmente non ho nulla contro di lui, insomma non è il mio genere di video, ma penso che i suoi contenuti siano molto validi e fatti molto bene. Tuttavia ha fatto questo video reaction ai BTS che, diciamo, è stato brutto, perché mi è arrivato un brutto messaggio, è arrivato un brutto messaggio anche alle persone. Questo era un video vecchio, era un video del 2017, che tuttavia tuttora gira, perché a me è arrivato tra i consigliati proprio ieri. E il giorno dopo che mi è arrivato tra i consigliati, mi è arrivato tra i consigliati anche il video con le sue giustificazioni, che quello era molto più recente, quello era un video di 6 mesi fa. E io ho deciso di parlare di questo argomento perché sinceramente sono state dette alcune cose, diciamo, vabbè, siccome non voglio decontestualizzare niente, chi volesse vedersi il suo video, vabbè, si trova facilmente, però vorrei leggere alcune delle cose che ha detto sul suo video. Ma è maschio o femmina? Forse è questo il vero problema. Ma sono tutti froci? Non sto capendo, ma che è sta roba? E poi di nuovo, ma questa è femmina? Sti giapponesi sono tutti uguali. Lui nel video giustificazioni continua a dire che questo è un video di 3 anni fa. Ho detto vediamo prima il video giustificazioni, ne parliamo insieme, e poi vi spiegherò perché quello che ha fatto secondo me avrebbe dovuto rimuovere il video, e vi spiego perché. Lui il 10 gennaio pubblica questo video in cui dice che è stato attaccato dalle fan dei BTS, che gli hanno mandato un sacco di shitstorm, il che è plausibile, possono essere molto protettive, però secondo me anche il modo che hanno ad attaccare alcune fan danneggiano l'immagine dei BTS stessi. Cioè, se volete attaccare, fatelo con gentilezza, perché comunque quando voi criticate in modo costruttivo, come è quello che sto cercando di fare in questo video, secondo me è molto meglio, perché innanzitutto date la possibilità all'altra persona di migliorare e rimediare. Se invece lo attaccate in modo eccessivo, con insulti, minacce di offese alla persona, cioè criticate il contenuto dei suoi video, che sono criticabili, non su tutto quello che ha fatto, perché sinceramente io dubito che i fan dei BTS siano anche fan di questo tipo. Allora lui fa questo video e gli arriva questa shitstorm, e mentre gli sta arrivando questa shitstorm lui fa questo video in cui dice: ragazzi, mi stanno attaccando tutti. E lui nel video continua imperterrito a dire una cosa che è successa 3 anni fa, io ero una persona completamente diversa. E io dico, ok, in 3 anni si può cambiare, e quindi io mi aspettavo in questo video di vedere una certa maturazione, o no? Ma adesso ci accorgeremo che non è proprio così. Non dicevo chissà quali cose, e dico anche che il video è fatto pure bene, e la canzone non è male. Allora è vero, lui dice, il video è simpatico. Non è male in sé, il video è fatto anche bene. È un burro questa canzone, che chiedendo ai miei seguaci su Instagram mi avete detto che burro in romano vuol dire che è una bella cosa. Quindi ok, questo è un altro complimento. Ma oltre a questo, gli altri, cioè io me li sono segnati tutti, non ho visto nessun'altra cosa bella. Ah sì, poi dice, la Mastar, l'unica cosa buona di questo video. E già qua secondo me partiamo male, perché insomma il punto è che tu hai fatto un video di non so quanti minuti in cui le uniche cose buone che hai detto erano queste. Ma andiamo adesso a leggere le cose negative che invece hai detto, e te le vado a leggere una per una. Sono giapponesi, non mi fa ben sperare. Che già qui, cioè, cosa vuol dire? Perché se sono giapponese non ti fa mai sperare? Cioè, spiegami sta cosa, perché passa un messaggio secondo me sbagliato.
poi subito dopo. È scandaloso il fatto che sono coreani e riescono a fare queste riprese. Cioè, non ho capito perché noi italiani facciamo delle riprese migliori? È questo quello che stai dicendo? No, perché non capisco. Vabbè, questa forse era una battuta, però... Poi, sono dei rapper giapponesi. Cosa c'è di strano? Cioè, a me la cosa che mi ha dato fastidio è che più volte lui aveva letto all'inizio che erano coreani, legge poi a metà video, perché va a leggere la pagina Wikipedia, che sono coreani, e poi dopo lui, quando li nomina, continua a dire che sono giapponesi, oppure dice che sono cino-giapponesi. Cioè, che io dico, comunque tu hai editato il video, e mentre editavi il video ti sarei accorto, se non sei proprio scemo, che hai detto giapponesi, cinesi, coreani, cioè a caso. Non è una cosa carina, anche perché tu comunque stai reagendo a una band. Come minimo capire la loro nazionalità sarebbe il minimo, anche perché, cioè, diciamo che non è molto rispettoso il modo in cui tu lo dici. Che secondo me, se venisse fatto agli europei, sarebbe meno grave, perché diciamo, se tu guardi alla storia, quante volte sono successe orientalismi durante il periodo coloniale, cioè erano tutti visti come lo stesso paese primitivo, quindi nel senso, cioè, confonderli fra loro è una certa mancanza di rispetto, perché sai, io vivo in Giappone da tantissimi anni e non sai quante volte mi chiedono com'è coi cinesi. Cioè, so che questa magari per gli italiani sembra una cosa non di pari conto, però in realtà non è proprio una cosa carina da dire, ecco, questa te lo dico perché magari non lo sai. Comunque questo si è scusato, cioè scusato, insomma, l'ha scritto nel commento e vabbè, però io dico, nel senso, se sai che l'hai... Cioè, non riesco a capire mentre lo editava perché non gli è saltato in mente di sistemare sta cosa, perché bastava solamente che mettesse anche la scritta ogni volta che diceva giapponesi, coreani. O riregistrava il video, cioè non è che ci volesse molto. Poi va avanti, altre cose che dice sono: ma è un maschio o una femmina? Forse è questo il vero problema. Ma è un maschio truccato? Non sto capendo. Ma che cos'è? Un maschio truccato? Da uomo diventa donna? Sono femmine? Sono maschi? Non lo capisco. Ma è femmina o maschio? Non si capisce. Questa è femmina. E lui ha detto che praticamente questo shitstorm che gli è arrivato è perché ha detto questa frase. Ma il punto è che lui non è che l'ha detta una volta, l'ha detta per tutto il video, insieme a una serie di altre cose non carinissime da dire, come il fatto, come vi ho detto, la confusione sulla nazionalità, e anche il fatto che i giapponesi sono tutti uguali, che poi sono coreani, il che è anche comico. Poi ha anche finito dicendo una frase, cos'è che ha detto alla fine? Posso smettere di ascoltare sta cosa perché tra poco vado a tagliarmi le vene. Cioè, anche questa è un'altra battuta che sinceramente non la capisco, perché sono quelle cose che... Cioè, un maschio che si trucca, per me è sbagliato, per come sono fatto io, ma c'è chi lo fa. Ad esempio, io seguo molti ragazzi che si truccano. Poi qua fa una serie di nomi a caso che secondo me non segue, però questa è una speculazione mia, però dice James Charles, che non lo disprezzo, pur facendo una cosa sbagliata secondo lui. Ha detto prima, cioè 5 secondi prima ha detto che per lui è sbagliata, però lo segue. Poi dice anche che segue Shane Dawson, azzo proprio lui, e anche un'altra bionda, poi si corregge subito e dice biondo, e non si ricordava il nome, infatti fa un taglio, si va a leggere il nome e dice: ah sì, Jeffree Star. E lui dice che si guarda spessissimo i loro video e che non li disprezza affatto, anzi li apprezza e li guarda volentieri. Boh, io non lo so, però sinceramente, detta così, non è che mi sembra proprio grande fan di Jeffree Star, però dico boh. Quindi sostanzialmente, per questa frase infondata, buttata lì senza senso, tanto per ironizzare sul momento e fare un video e un contenuto, tutti si sono infuriati. Cioè, questa è una frase che mi fa infuriare più questa frase della frase in sé. Perché ironizzare su sta cosa? Cioè, non riesco a capire, non fa ridere. Vabbè, però magari questo è il mio limite, anche perché poi mi dà anche dell'ignorante, mi dice a noi che non abbiamo colto la sua ironia. E poi continua con questa narrativa che il video è di 3 anni fa, gna. Vabbè, il punto è che lui poi a un certo punto tira fuori il discorso che lui non ha niente contro le persone che si truccano, perché lui ha fatto un video parodia in cui si truccava. Ma capisci che sono due cose completamente diverse? Cioè, i BTS si truccano perché fa parte del loro stile, tu ti trucchi per fare una parodia. Cioè, adesso, non vorrei proprio strecciare troppo la cosa, però se ci pensi, scusami, quando in anni passati gli americani bianchi caucasici andavano in TV e facevano black faces e scimmiottavano le persone di colore, secondo te
queste persone, se qualcuno gli chiedeva: ma tu disprezzi i neri? No, non li disprezzo, anzi ironizzo sempre su di loro facendomi la blackface nei miei sketch televisivi. Cioè, capisci che non sono due cose collegate? A me sorprende come, cioè, non te ne rendi conto, e non lo dico a te in sé per sé, perché secondo me sono veramente una grossa fetta di italiani che questa cosa non la capisce. Ma se voi uscite un pilino dall'Italia, aprite un po' le vostre prospettive, vi assicuro che queste cose non si possono fare all'estero. Vestirsi da donna per ironizzare è un discorso, ma tirare fuori sti discorsi qua, cioè, come hai fatto te, un uomo che si trucca, oh, l'ho fatto solo per fare ironia. Veramente, cioè, ci sono state persone che hanno perso lavori per molto meno. Adesso non mi ricordo chi era questo presentatore radiofonico che aveva detto una cosa simile alla tua, ma non sai quanti casini ha passato, cioè, e te ti è andata bene che sei in Italia e la gente, molti la pensano come te e non capiscono la gravità di questa cosa. Ma tu considera che comunque ci sono dei ragazzi, gli vengono a dire donne, eccetera eccetera, quindi, cioè, ironizzare su questo discorso secondo me è stupido, non è passo coi tempi, è insensibile, chiamatemi anche bacchettone, però secondo me è così. Cioè, non vedo perché un canale con 2 milioni mi pare di iscritti può influenzare veramente le persone. E se tu fai passare il messaggio che ironizzare sul fatto che uno sembra una donna è una cosa divertente per creare un contenuto buttatagli a caso, cioè, io capisco che secondo me tu non l'hai fatto con cattiveria, e anzi, non mandate nessun odio a nessuno, perché è la cosa più stupida e non ha assolutamente senso. Se volete fargli una critica, fategliela, perché è un personaggio pubblico, è giusto che si sorbisca le critiche, anche perché non si è per nulla scusato nel suo video che ha fatto dopo che ha fatto il video 3 anni fa. Ha continuato a dire: sono cambiato, e questo ero io di una volta, adesso sono completamente diverso. Però ha fatto un video in cui non si è giustificato, anzi, si chiedeva in tutto il video dov'è il problema, che cosa ho sbagliato. E secondo me la gravità è perché non capiva che cos'è che c'era di male. Però capito che se tu dai l'ok a ironizzare su un discorso del genere, tu dai l'ok a tantissimi bambini di prendere per il culo altri per questi motivi, e è una cosa brutta che secondo me in una società come quella d'oggi secondo me non è ok. Cioè, sarebbe fighissimo se la società italiana fosse così aperta che non sfotterebbe le persone per ste cose, ma anche se tu hai fatto ironia, legittimizzi la gente che piglia per il culo le persone, cioè, perché comunque sei seguito, penso, da molti bambini, e io credo che ai bambini il messaggio che arrivi sia questo: perdonami se sbaglio, ma io la vedo così, scrivetemi voi che cosa ne pensate. E non lo so perché, e sapete perché dico anche questa cosa? Perché pure a me arrivano commenti come questo che mi dicono, cioè, per esempio, io ho detto che vabbè, con la mia ex, perché anch'io sono un ragazzo che si trucca, ma pensa, ho anche le ex. L'Italia, ci sono ancora persone che la pensano in questo modo, probabilmente nel mondo, ma l'Italia secondo me è ancora rimasta ai tempi della pietra. Cioè, che poi ti dicono sta cosa come se per me fosse un'offesa, cioè non capisco. Non è che se dai del gay a qualcuno un'offesa, cioè è stupido, perché ti fa sembrare proprio bigotto, cioè non so come dire. E poi un'altra cosa, cioè, ci sono state anche delle persone del mio paese natale che hanno condiviso questa foto su Facebook. So che avrei voluto fare questo video molto meglio, però è troppo tardi, sono sotto esami e non ho tempo di rigirarlo, quindi spero che andrà bene così. E soprattutto so che spesso ci sono delle fan di questo gruppo K-pop che sono estremamente protettive e mandano messaggi veramente pesanti ad altre persone, e questo non fatelo perché è sbagliato. Faccio questo video solamente per fare un po' di chiarezza, perché veramente penso che a quest'utente proprio non si arrivi, cioè penso che è talmente fuori dal suo immaginario che non riesce proprio a immedesimarsi nella situazione e a capire che cos'è che ha fatto di sbagliato. Infatti io non credo che questa persona sia cattiva in alcun modo, però siccome ha fatto un video di risposta, ha scelto di mantenere online il suo video in cui comunque in modo molto irrispettoso reagiva ai BTS, mi sembra giusto parlarne. Ah, ultima cosa, poi dopo nel video lui anche allude al fatto che non ha fatto questo per visite, perché i BTS non crede che erano famosi in quel periodo. Io mi chiedo: ma sei andato a rivederti il video? Perché già prima hai detto che hai detto quell'unica frase, è stato quell'unica frase a fare incazzare i fan dei BTS, quando invece era tutto il video praticamente dall'inizio alla fine. Poi dopo dici sta cosa, ma se tu ti fossi rivisto il video, tu
fai notare che il gruppo aveva già 112 milioni di visite, quindi se il gruppo non era famoso sicuramente non aveva 100 milioni e rotti di visite. Due, dici che ti hanno scritto in tantissimi per fare la reazione dei BTS, quindi soltanto da questi due elementi penso che eri pienamente conscio del fatto che erano una band estremamente famosa e non dirmi di no. Io non credo che in realtà abbia fatto questo video per visite, perché, cioè, avete visto che canale ha, fa dei numeri pazzeschi, quindi sono sicuro che non era l'obiettivo delle visite, però ti dico, fai un video in cui secondo me dovresti scusarti, perlomeno riguardati il video per il quale tu ti dovresti scusare, perché almeno questa è la mia opinione, ditemi voi. Noi ci vediamo al prossimo video, buonanotte, ciao, cioè buonanotte, sarà mattina da voi, ciao.